Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi mi segue su Instagram aveva già visto che avevo portato appunto nelle storie questo drone della iFlight, l'XL5. Secondo me il miglior drone da 5 pollici BNF, cioè pronto al volo, assolutamente completo. Poi adesso lo andremo a guardare e vi spiego tutto quello che ha questo drone quando lo andate ad acquistare. Quindi adesso guardiamo da vicino cosa c'è nella confezione e poi parliamo di questo drone che secondo me è davvero davvero fantastico. Allora, vabbè, nella confezione troviamo il drone che adesso andiamo a spostare un attimo. La confezione è bellissima, iFlight, il marchio secondo me numero uno nei droni preassemblati per qualità e diciamo precisione nell'assemblaggio. All'interno troviamo tutto un manuale, una descrizione del nostro drone in inglese o in cinese. Poi qua abbiamo una spugnetta protettiva, qua troviamo le decal che siamo abituati a trovare dentro nei droni iFlight, quindi queste decal molto carine e simpatiche. Poi troviamo, questo molto importante, lo schema di collegamento, anche se quando noi lo andiamo a acquistare è già tutto preassemblato in base alla ricevente che andiamo ad acquistare, ma nel caso dovessimo acquistarlo senza ricevente, quindi mettere noi una ricevente, ci spiega come andare a collegarla, o nel caso volessimo cambiare tipo di ricevente avremo tutto lo schema necessario sia per la ricevente, sia per la VTX, sia per i LED, sia per il GPS e sia per la telecamera e il buzzer. Allora, qua abbiamo tutto lo schema semplicissimo, quindi davvero utile questo foglio che mi raccomando dovete conservare. Poi troviamo un sacchettino con il cavetto USB, micro USB per collegare il quad a Betaflight. Poi abbiamo un sacchettino con dentro le viti di ricambio, un altro laccetto per le batterie, il supporto in gomma da attaccare per non far scivolare le batterie, degli altri sticker iFly e poi altri vari tipi di viti. Ci sono tutte le misure di viti che ci sono sul drone, le abbiamo come ricambio, e qua un pacchetto di ricambio di eliche del drone, che ovviamente ci sono quelle da montare e quelle di ricambio. Quindi questo è tutto quello che troviamo all'interno della confezione oltre al drone, e mi sembra molto completo come confezione presso un drone freestyle. Quindi andiamo a mettere via la confezione e guardiamo il drone da vicino. Allora, il drone ragazzi è fantastico. Allora, colorazione pazzesca, perché amo questa colorazione che ricorda un po' la colorazione Monster. Vi avevo portato anche sul canale il Cinewhoop, il Green Hornet, che ha sempre questa colorazione, sempre di iFlight. Vi lascio il video qua sopra nelle schede, che è un Cinewhoop secondo me fantastico per rapporto prezzo e prestazione. È un Cinewhoop, quindi non è un drone da prestazioni paura, ma è un drone da prestazioni per riprese video, quindi è fantastico, è fantastica la colorazione. Poi vi lascio comunque il video che avevo fatto qua sopra nelle schede. Ma qua invece oggi parliamo del Titan XL5, questo drone della iFlight 5 pollici, come vi dicevo prima, preassemblato, che potete acquistare con la ricevente che volete. Quindi all'acquisto potete decidere se acquistarlo senza ricevente, se acquistarlo con una ricevente FR Sky RXSR o una XM, o altrimenti con una TBS Crossfire. Quindi quando lo acquistate potete decidere quale ricevente acquistare insieme, quindi l'avrete già montata ed installata, o potete acquistarlo senza ricevente. Il drone vi arriva completamente configurato e assemblato, ok, è configurato davvero bene, perché iFlight configura i suoi droni e li ottimizza con i PID e i filtri diciamo che loro ritengono idonei. Poi si possono andare a modificare, ma si parte da una base già perfetta, preconfigurato in tutto, anche i comandi sono già preconfigurati, quindi è solo da bindare con la radio ed è pronto al volo. Allora, guardiamo da vicino le caratteristiche tecniche di questo drone. Allora, partiamo dal telaio, che monta ragazzi i braccetti da 6 mm, cioè guardate i braccetti da 6 mm, fantastici, quindi per diciamo gestire le vibrazioni e anche la resistenza agli urti. Quindi un telaio davvero curato, è fatto davvero bene per quanto riguarda il materiale e anche appunto il tipo di scelta dello spessore dei materiali. Poi abbiamo un ESC 4 in 1 che da 45 ampere, poi
Una cosa da non sottovalutare è la VTX. Abbiamo una VTX, praticamente l'ultima VTX fatta da iFlight, la vedete qua, ed è una VTX che è in grado di erogare 25, 200, 400, 800 milliwatt, quindi di potenza ne abbiamo. Ah, mi stavo dimenticando, nella confezione troviamo anche l'antennina, che è questa, che poi potete andare a sostituire o meno, in base a quello che dovete fare. Poi un altro dettaglio non irrilevante, secondo me, che di serie monta il GPS. Quindi abbiamo qua dietro il GPS già pronto, configurato, dovete solo andare ad attivarlo con la radio per fare appunto il comando di return to home. Vi dicendo, ma a livello di Betaflight come configurazione è già configurato, poi potete andare a disattivarlo o meno nel caso non vi interessi, però vi viene dato anche questo, è già tutto ottimizzato e configurato. Come camera abbiamo una CADS Rattle ed è davvero davvero buona, soprattutto quando si passa da parti poco luminose a parti molto luminose, cioè della luce che ci circonda, la gestisce davvero bene, quindi non ha mai, diciamo, punti morti, chiamiamoli così, o punti in cui questo cambio di luce manda in difficoltà la camera. Si comporta davvero bene, quindi una camera davvero di qualità che mi è piaciuta davvero un sacco. Quindi in un drone BNF avere tutti questi componenti di qualità, ragazzi, è una cosa davvero importante, perché di solito i droni BNF tendono magari a essere assemblati in maniera molto economica, mentre qua abbiamo sì un prodotto che nel globale, poi vi lascio il link in descrizione, non costa pochissimo per non essere un drone comunque BNF. Però abbiamo una qualità davvero pazzesca, e per chi non vuole assemblare un drone, ma avere comunque un prodotto di qualità, questo tanta tanta roba, ragazzi. Poi parliamo dei motori. Allora, questo drone c'è in versione 6S o in versione 4S. Questa è la versione 6S e monta dei motori da 1800 kW. La versione 4S invece identica, ovviamente, ma monta dei motori da 2450 kW. Allora, nella versione 6S, cioè questa, loro quando ve lo mandano con la configurazione, come vi dicevo prima, ottimizzata di Betaflight, con Betaflight 4.1.2, con gli RPM filter attivati, tutti i PID configurati per l'ottimizzazione, loro ve lo danno ed è scritto sia nel foglio che trovate all'interno della confezione, che diciamo quando lo andate ad acquistare nella descrizione. Nella versione 6S, diciamo, l'acceleratore è bloccato al 70%, quindi dovete andare in Betaflight se lo volete, diciamo, sbloccare e portarlo al 100%. Questo per un discorso di sicurezza, per chi magari acquista una versione 6S, non ha ancora, diciamo, preso confidenza con questo drone o con questo tipo tipologia di drone, quindi si trova un drone che va in una maniera pazzesca e fa fatica a gestirlo, e poi dice: cacchio di drone è, non riesco a guidarlo, o via dicendo. Quindi loro ve lo danno nella versione 6S. Nella versione 4S questa cosa no, non è bloccata, avete il 100% di acceleratore, perché nella versione 4S già si ha un po' meno potenza. Quindi nella versione 6S, come vi stavo dicendo, è bloccato al 70%, quindi potete utilizzarlo al 70%. Poi quando avete preso confidenza e volete avere di più, andate in Betaflight, sbloccate il tutto al 100% e avete la potenza, e come dicono loro, a quel punto liberate la bestia. Perché sì, al 100% un drone di questo tipo è davvero una bestia. Nella prova che andrò a fare io, che vedrete tra poco, che sarà solo il primo volo test, quindi quando l'ho preso fuori dalla scatola e l'ho provato, quindi è stato proprio il primo volo test, l'ho utilizzato con le batterie 4S, perché se acquistate la versione 6S potete utilizzare tranquillamente delle batterie 4S, avete meno prestazioni, un drone molto più docile, però nel momento in cui vogliate mettergli delle 6S, lo provate. Io non le avevo le 6S in quel momento, perché ne avevo solo un pacchetto e non era abbastanza danneggiato, quindi avevo solo le 4S, ho usato delle 4S da 1550 mAh 100C, poi lo proverò con le 6S e lo vedremo con prestazioni ancora migliori. Però già per prendere confidenza, per fargli un rodaggio, secondo me, per fare un primo test di volo, perché comunque quando si tira fuori dalla scatola un drone che non ha mai volato, non ha mai fatto niente con una configurazione ottimizzata, ma che noi non conosciamo e tutto, lo si può provare anche in versione tranquilla, giusto per prendere confidenza, per capire come vola il drone e anche per, diciamo, fargli proprio un rodaggio ai motori, a tutto quello che è l'elettronica e via dicendo. Le batterie che ho utilizzato io nel video sono queste, sono quelle che uso anche sul Green Hornet, anche perché la colorazione si abbina con i droni, quindi mi piace. Poi questo marchio, secondo me, non è per niente male per rapporto prezzo-prestazioni. Le trovate anche su Amazon, vi lascio il link in descrizione, quindi vi lascerò il link del drone iFlight in descrizione da Banggood, e anche le batterie FPV ovionic le trovate in descrizione.
Ah, una cosa, nella confezione, perlomeno quella che ho acquistato io, il supporto della GoPro non è incluso, è optional, nel caso lo vogliate acquistare lo trovate optional tranquillamente anche su Banggood, o se no, se avete la stampante, ve lo stampate voi. Questo è uno che mi sono stampato io e modificato, così posso montarci qualsiasi tipo di telecamera, che sia una GoPro, che sia una Insta360, perché il test che andrò a fare lo farò con la Insta360, col modulo 4K classico, o con una DJI Osmo Action. E una cosa che mi stavo dimenticando, che di serie ha anche il black box, quindi una memoria interna che registra, diciamo, tutti i dati di volo da 8 mega. Quindi davvero, ragazzi, è super completo, praticamente ha tutto quello che serve e tutto di ottima, ottima qualità. Davvero, ragazzi, iFlight secondo me è il marchio numero uno nei prodotti preassemblati. Davvero tanta roba. Non è il più economico sicuramente, questo ve lo dico subito, però di sicuro è quello con i prodotti migliori a livello di preassemblaggio. Questo drone, ragazzi, è numero uno dei droni 5 pollici BNF. Quindi, ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo a testare il Titan XL5 di iFlight. Ok, ragazzi, siamo pronti a fare il primo test del Titan XL5 di iFlight. Ho montato la Insta360 col modulo 4K. Non è una giornata bellissima a livello di sole perché va e viene, c'è temporale in vista, c'è veramente brutto tempo. Però tanto non è un volo cinematografico, ma è solo un volo di test e di rodaggio del Titan XL5. Questa è la solita zona di campagna dove vengo io a fare i test, perché qua si vola in sicurezza, quindi quando si prova un prodotto nuovo che non si conosce è sempre meglio volare in sicurezza e prendere confidenza in posti tipo questo. Quindi ragazzi, questo sarà solo un volo test, poi ovviamente lo vedremo in azione in location migliori, ma per testarlo sicuramente qua già si può capire come vola questo drone di iFlight. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo qua nelle campagne brianzole con il Titan XL5 di iFlight. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
Ok ragazzi, il volo è finito, era un test, era un rodaggio appunto di questo Titan XL5 di iFlight, sicuramente il migliore, o meglio, uno dei migliori droni 5 pollici BNF, cioè pronti al volo in commercio, perché iFlight è tanta qualità secondo me nei droni diciamo preassemblati, sicuramente è il marchio migliore dal punto di vista qualitativo, componentistica, assemblaggio, configurazione di Betaflight, perché ogni drone di iFlight viene configurato con le caratteristiche che loro ritengono le migliori e ovviamente poi si può andare a smanettare, a modificare, però si parte da una base che già è più che buona. Quindi ragazzi, il drone, come vi stavo dicendo, è stabilissimo, vola davvero bene, penso che poi dalla Insta360 abbiate visto la stabilità delle immagini, anche se il tempo non è un granché dal punto di vista meteo, perché il sole va e viene, anzi c'è anche il rischio pioggia. Quindi, cosa dire, la sua camera, tanta roba, mi è piaciuta un sacco perché non sente tanto i cambi di luce, infatti anche passando attraverso le piante o meno, quindi si entra in queste zone d'ombra, poi si torna improvvisamente alla luce, la camera si è comportata davvero, davvero bene, mi è piaciuta un sacco. Questa versione, come vi ho detto già nell'unboxing, è la versione 6S, anche se io l'ho utilizzato con una batteria 4S della Ovionic da 1550 mAh, 100C, e il drone vola bene. Ovviamente gli manca un po' di brio, che con una 6S sicuramente acquista senza problemi e diventa davvero super grintoso, però il drone si comporta davvero bene. Il drone, come vi ho detto, ha anche il GPS già installato e configurato, io l'ho disattivato perché non mi interessava utilizzarlo adesso, quindi avrebbe consumato solo più batteria. E poi c'è la cosa che bisogna aspettare che acquisisca i satelliti prima del decollo e via dicendo, che oggi proprio non mi interessava quello. Poi cosa dire, la durata delle batterie è intorno ai 5-6 minuti con le 4S, proveremo con le 6S se aumenta un po' di più il minutaggio, ma già così direi che si è comportato bene dal punto di vista delle batterie. Quindi ragazzi, se volete un drone pronto al volo BNF, quindi che quando lo andate ad acquistare è già predisposto con la ricevente che volete e è già predisposto al volo, che dovete solo diciamo bindare con la radio, ma ne volete comunque un prodotto di qualità e non un prodotto mediocre, ma un prodotto davvero con componentistica di qualità, assemblato di qualità, sicuramente il Titan XL5 di iFlight è tanta tanta roba. Poi le colorazioni ultimamente di iFlight mi piacciono un sacco, vi ricordate che ho portato qua sul canale il CineWhoop, cioè il Green Hornet, il calabrone verde, che veramente è spettacolare per fare dei cinematic video muovendosi in maniera lenta e volando davvero bene, che ha questa colorazione, anche questo Titan a questa colorazione, poi con le batterie della Ovionic nere e verde fluorescente si abbina da Dio, e con la camera Insta360 col bordino rosso davanti, ragazzi, tanta roba dal punto di vista estetico, perché l'estetica anche in questi droni secondo me ha il suo perché. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo primo test e prima prova del Titan XL5 di iFlight, la versione 6S, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!